Aggancio in vetta nel campionato di Serie C regionale a quota 18, la seconda sconfitta consecutiva di una rimaneggiata Fertec Olimpica nello scontro diretto contro Webby è costata ai cerignolani l'aggancio da parte dei Sipontini e di Adria Bari, vittoriosa nelle immagini controcestistica Barletta. A sole due lunghezze incalza un quartetto che vede Ruvo e Altamura rispettivamente vittoriose a Foggia e contro Castellaneta, in rialzo su Diamond e Vieste battuta a Fasano. Incredibile in particolare la partita andata in scena nella cittadina murgiana, che ha visto i locali imporsi sul Valentino solo al terzo tempo supplementare. Nel dodicesimo turno vincono anche Invicta Brindisi, che supera 3G Lecce staccandolo in classifica, e Murgia Sant'Eremo al primo successo in casa dell'Angiulli. E nell'ultima di andata spiccano Fertec Diamond in anticipo al sabato e Ruvo Webbin. In Serie D prosegue punteggio pieno la marcia di nuova Pallacanestro Ceglie, che scansa a domicilio anche l'ostacolo Mensana, scivolata al terzo posto dopo la vittoria di Action Now Monopoli, l'ottava consecutiva contro Pallacanestro Lecce. A quota 18 arriva anche Anspi Santa Rita dopo aver superato in casa Olimpia Rutigliano, mentre US San Pietro sbanca Molfetta e aggancia a 14 punti Poseidone Brindisi, sconfitta nel derby cittadino contro l'International. Completano la giornata i successi dell'altra monopolitana, Masseria Santa Teresa contro Magic Galatina nelle immagini, e di Efes Corato, che si impone a Calimera con una tripla di Gatta a 3 secondi dal termine ed appaia ai leccesi a quota 8. In promozione al comando dei due gironi ci sono Daunia Torre Maggiore, vittoriosa a Trani, e Club Giganti Cisternino, sconfitta a Massafra per la prima volta nel torneo, ed ora a rischio aggancio da parte di Montedoro San Giorgio Ionico, che ha una partita in meno.